Noi abbiamo già 50 funzionari, 25 li assumiamo nei prossimi giorni, altri 25 all'inizio dell'anno prossimo, più partiremo con il concorso per 200 agenti di Polizia Municipale. Al momento, con 730 agenti, la Polizia Municipale di Firenze è sotto organico. L'aumento di 200 vigili annunciato dal sindaco Nardella in occasione delle celebrazioni per il 169esimo anniversario della nascita della Polizia Municipale dovrebbe riportare il corpo ai livelli del 2019. 900 agenti, che secondo il comandante della Polizia Municipale di Firenze, Francesco Passaretti, è un numero corretto per dare un po' di prossimità e presenza sul territorio. L'aumento di agenti è anche il primo dei 10 punti del piano di riorganizzazione della Polizia Municipale illustrato dal sindaco, che tocca un po' tutti gli aspetti della sicurezza urbana. Oltre a più agenti, prevede 3 pattuglie in più per quartiere, un'unità mobile nelle periferie, più telecamere per arrivare a una ogni 200 abitanti, più controlli stradali sull'uso del cellulare al volante, più steward nelle piazze, sanzioni più salate per l'accattonaggio molesto e la vendita di alcolici nelle periferie, con l'estensione delle regole ora in vigore nel centro UNESCO. È poi previsto un rafforzamento degli educatori di strada e più cultura nelle piazze in funzione antidegrado. La sicurezza però, ricorda il sindaco, deve prima di tutto essere garantita dalle forze dell'ordine. Il riferimento è alla promessa del ministro dell'Interno di far arrivare entro il 2024 200 uomini in più. In parte però andranno in sostituzione dei pensionamenti. Io, come dire, lo prendo in parola, il ministro Piantedosi è anche un prefetto, quindi è un uomo abituato a prendersi impegni su cose concrete. Io mi auguro davvero di vedere al più presto i militari in piazza della stazione, in piazza del Duomo, e di vedere più agenti che possano soprattutto operare la notte. Io ho fatto presente al ministro che uno dei problemi più grossi è la penuria di pattuglie di polizia e carabinieri di notte, perché noi abbiamo bisogno di presidiare H24.